la gratitudine è quel processo che ha a che fare con la riparazione. La gratitudine è quella capacità dell'individuo di restituire agli oggetti il loro valore e provvedere al loro benessere. La gratitudine è un aspetto della sanità umana, della capacità di amare e di riparare gli oggetti che soffrono, e anche riconoscere che noi dobbiamo ad altri il nostro benessere. Questo è tipico nell'infanzia, quando il bambino non è più un essere che prende solo dentro il benessere, il nutrimento, l'accudimento da parte della madre, ma provvede anche a rendere o a pensare di rendere felice la madre. Quindi il processo di gratitudine è enorme, enormemente importante per la vita. Coloro che non sono grati entrano in una patologia. Gran parte delle persone ciniche, criminali, cattive, adesso sto pensando a certi movimenti politici di tipo nazista, tanto per dire, non sono in grado di sviluppare gratitudine perché sono prevalentemente orientati all'assassinio, alla violenza, al dominio, al possesso. Quindi la gratitudine è un esercizio di rispetto per l'altro, di amore per l'altro, e deriva dal riconoscimento di un bene che abbiamo ricevuto, e questo è un elemento fondamentale per la salute psichica dell'individuo.